Oggi siamo market leader per quanto riguarda il bike sharing, siamo in 5 paesi in Europa e da circa un anno e mezzo abbiamo introdotto anche i monopattini. La bicicletta è un nostro brevetto, quindi come potete vedere è differente da tutti gli altri mezzi e oggi siamo presenti in quasi 30 città in Italia più le maggiori città, le principali città in Europa. Con lo stesso abbonamento che uno fa nella città di Piacenza potrà usare l'app anche nella città di Milano, Torino, Reggio Emilia, Bologna, Imola, Vicenza, Padova, Venezia Mestre, Roma, Palermo, quindi diciamo che attraverso un abbonamento unico una persona può muoversi in maniera sostenibile in tutte le altre città. Bisogna scaricare l'app RideMobi che trovate sul telefonino, vi registrate, basta dare una carta di credito. E anche prepagata? Anche prepagata e siete abilitati al servizio. A Piacenza servizi di bike sharing e prima ancora servizi legati ai monopattini non hanno avuto grande successo. Voi sperate di avere un successo maggiore rispetto a chi ci ha provato prima? Sì, anche perché Piacenza si sta muovendo verso una direzione che, diciamo così, gli studiosi della mobilità in Europa stanno dicendo. Oggi un servizio di micromobilità funziona se si riesce a dare un ventaglio di soluzioni. Piacenza insieme a Firenze, Vicenza, Bologna è una delle prime città a fornire i tre sistemi di micromobilità, che è la bicicletta muscolare, che ovviamente ha un prezzo quasi diciamo così simbolico, perché con 54 euro all'anno puoi fare tutti i noleggi che vuoi e quindi un'utenza che non può spendere molto può usare questo mezzo, la bicicletta elettrica e il monopattino elettrico. Quindi questo è quello che oggi i pianificatori stanno consigliando. Se volete un servizio efficiente ed efficace, selezionate un player che possa dare tutti e tre i sistemi di micromobilità. Quindi questo noi siamo molto fiduciosi, anche perché abbiamo letto i documenti di piano che la città ha in mente come PUMS piuttosto che ciclabilità, eccetera, e secondo me ne vedremo delle belle, insomma. Quanti saranno i mezzi dispiegati sul territorio? Allora, noi diciamo sempre un numero minimo, perché noi ci piace partire con un numero minimo che saranno più di 250 mezzi complessivi. Non è escluso che possiamo anche raddoppiarle nell'arco degli anni. In esperienze nelle altre città noi siamo sempre partiti con un numero tale di mezzi, in alcuni casi li abbiamo anche triplicati, dipende poi dalla domanda. Noi dobbiamo, diciamo così, riuscire a soddisfare la domanda di micromobilità della città. Lo capiamo attraverso il nostro sistema. Ogni volta che l'app si apre e non si finalizza un noleggio, il sistema ce lo dice. Quindi a quel punto sappiamo che lì c'è una domanda da soddisfare. E ancora a quel punto lì noi andremo a mettere giù altri mezzi. I mezzi andranno lasciati in stalli o si potranno lasciare? Ci saranno dei drop points, che sono dei punti che poi l'utente vede sull'app e quindi potrà rilasciarli in quei punti lì, soprattutto per quanto riguarda il centro storico. È un avvio sperimentale, l'avvio sperimentale ci dà la possibilità in questo periodo di capire anche come meglio si orienta, diciamo così, l'utenza, perché è un sistema molto flessibile, quindi i punti possono essere aggiunti, levati, spostati, quindi questi mesi ci serviranno anche per trarla meglio. Cioè, ormai siamo il servizio che in città come Bologna, Firenze, siamo da oltre 5 anni e siamo concessionari di un servizio pubblico e sono città che mediamente gestiamo 12.000 noleggi al giorno, quindi quello fa capire che è un progetto che va accompagnato, no? Le istituzioni, aziende, cittadini, insieme riusciamo a capire poi come meglio orientare il servizio per soddisfare la domanda.